Sindaco La Sorsa, oggi il Comune ha ricordato la figura di Mario Nero con una targa in aula consiliare. Ecco, qual è il messaggio che volete dare con questo gesto? Un messaggio che deve essere un monito, diciamo, e un invito ai cittadini di fare un po' quello che ha fatto Mario, perché denunciare e lottare contro qualsiasi forma di criminalità come ha fatto lui non è mai sbagliato. Mario, un cittadino ortese che è venuto a mancare il 14 gennaio e di cui Ortanova deve esserne fiera. Mario, la sera del 6 novembre del 1992 assistette all'omicidio dell'imprenditore foggiano Giovanni Panunzio mentre portava a spasso il suo cane. L'assassino inciampò nel guinzaglio del cane che portava a passeggio Mario e rialzandosi puntò la pistola contro Mario, intimandogli di tacere. Per fortuna la pistola era scarica. 3 giorni dopo, Mario, ascoltando l'appello del figlio dell'imprenditore foggiano sulle reti RAI, che invitava chiunque avesse visto qualcosa a parlarne, andò in questura la mattina dopo e denunciò tutto. E da allora è iniziata per Mario una vita completamente diversa, una vera e propria odissea fatta di pericoli e di ingiustizie. Diventò testimone di giustizia. Testimone di giustizia, chiaramente cambiando identità per 3 volte, città 6 volte e per 8 volte ha cambiato abitazione. Mario ha vissuto una vera e propria odissea insieme alla sua famiglia dopo quel gesto coraggioso. Scontrandosi contro quella che è la macchina burocratica dello Stato a volte, che invece di tutelare i testimoni di giustizia molto spesso li ha dimenticati. Ciononostante, quello che ha fatto Mario non è caduto nell'oblio collettivo, ma è stato ricordato attraverso libri e attraverso delle fiction televisive. Ricordiamo il testimone interpretato da Raul Bova su Canale 5. Purtuttavia è stato un testimone di giustizia che si è sentito abbandonato. Abbandonato dallo Stato, ma anche abbandonato, se vogliamo, dalla sua terra, che lui amava molto. Infatti ogni tanto ci ritornava, ma in incognito, senza poter godere, appunto, di quelle che erano i suoi affetti, le sue conoscenze. Oggi noi dobbiamo, con questo gesto, fare memoria di tutto questo, dare un esempio anche alle nuove generazioni. Perché lottare e denunciare per far modo che trionfi sempre la giustizia è un fatto estremamente positivo, è necessario se vogliamo che la nostra società riesca, diciamo, a vincere quella che è un po' la politica della criminalità organizzata, che a volte raggiunge i suoi obiettivi proprio grazie a questi atteggiamenti omertosi da parte di tutti. Oggi con questo gesto, con questa targa, noi vogliamo dar peso e memoria soprattutto a quello che Mario ha fatto, che ha rappresentato per Ortanova e non solo. Ecco, Ortanova c'è un bene confiscato che sarà intitolato al ricordo di Mario Nero. Quali sono i tempi e le modalità? I tempi sono legati soltanto alla messa in sicurezza di alcuni aspetti di tipo tecnico, diciamo, legato in questo momento all'interno dell'appartamento. Questo è un appartamento che abbiamo dato in dotazione a un'associazione, Noi Altri, un'associazione che ad Ortanova è importante per i suoi risvolti sociali, e dedicheremo a Mario nel momento in cui, non appena, diciamo, finiremo appunto di mettere in sicurezza l'appartamento, appartamento confiscato, come ricordavi tu, in passato, alcuni anni fa, 6-7 anni fa. Ecco, qual è il ricordo che avete di Mario Nero? Di Mario ho un ricordo, preferisco parlare al presente. Ho un ricordo certamente brillante, perché è come io oggi rappresento tutta la famiglia, non solo me come vicepresidente dell'associazione. E quindi abbiamo un ricordo splendido di un uomo, anche se nel 92 era solo un ragazzo di 28 anni, di un uomo che è deciso, determinato, e vedendo appunto l'assassinio di Giovanni Panunzio, non si è girato indietro. Quindi è una persona da eccellente,
senza di lui probabilmente neanche il maxi processo Panunzio si sarebbe svolto. Quindi gli dobbiamo dire mille volte grazie e dire a tutti, mi rivolgo a tutti, di portarlo come esempio ognuno di noi nella propria vita.